Allora, cominciamo con un ringraziamento intanto alla Presidenza del Senato per averci concesso anche questa volta l'ospitalità in questa sala così importante. Peraltro il Presidente Gasparri ci raggiungerà alle 11:30 anche per darvi il benvenuto e per fare un suo intervento. E un cordiale benvenuto a tutti voi, pubblico, relatori, autorità. Il mio compito oggi, in queste circostanze, come in tutte le altre circostanze, è molto semplice, molto veloce, quello di introdurvi il quinto rapporto Auditel Censis, che quest'anno, assieme ai ricercatori del Censis, assieme al professor De Rita, abbiamo voluto denominare la transizione digitale degli italiani dal boom degli schermi connessi, sono ormai quasi 100 milioni, alla banda larga. Il paese, grazie alla televisione, corre verso la modernità. È la fotografia di un paese che negli ultimi 5 anni, nonostante le gravi crisi affrontate, ha imboccato con decisione la strada del digitale. Grazie al PNRR, nei prossimi 5 anni risulterà ulteriormente trasformato sotto il profilo tecnologico. Ma il mio compito oggi, come di consueto, sarà quello di guidarvi attraverso l'elemento su cui questo rapporto si fonda, che è la ricerca di base Auditel. Quindi veramente in poche parole, per chi ancora non lo conoscesse, non la conoscesse, che cos'è la ricerca di base Auditel e veramente in sintesi a che cosa serve. Ma diciamo anzitutto che non è la ricerca di base forse l'elemento più conosciuto della nostra indagine Auditel per la rilevazione degli ascolti, ma al contrario costituisce forse l'asset più strategico, l'elemento più rilevante, giacché è un compito molto delicato, che è quello di scattare la fotografia della società in tutte le sue possibili dimensioni al fine di riprodurre un panel, il panel che noi utilizziamo per la rilevazione degli ascolti, che sia il più possibile rappresentativo della popolazione italiana, della reale popolazione italiana. Da un punto di vista, diciamo, tecnico, proprio organizzativo, la ricerca di base è costituita da 3 elementi fondamentali. Il primo è quello di accertare attraverso un impianto imponente di indagine e di ricerca, sono circa 20.000 interviste familiari, pensate che equivalgono a quasi 41.000 interviste individuali condotte door to door direttamente nelle case degli italiani, diciamo, accertare la reale fisionomia, la reale consistenza, le reali strutture familiari italiane. Questo è un dato molto importante per la nostra ricerca. Una volta accertate le reali strutture familiari italiane, depurando questo dato da tutti i possibili effetti anagrafici e fiscali con cui spesso sono rappresentate, il secondo compito della ricerca di base diventa quello di scattare la fotografia della società in tutte le sue possibili dimensioni, socio, demografico, psicografico, comportamentale, culturale. E per fare questo noi mappiamo praticamente la presenza di ogni tipo di dispositivo presente nelle case degli italiani, mappiamo tutte le interazioni che i vari membri e i componenti della famiglia effettuano con questo universo di dispositivi sempre più articolato, sempre più ricco, e mappiamo soprattutto tutti i comportamenti di visione, di fruizione, diciamo tutto ciò che in qualche modo può influenzare e condizionare le scelte di fruizione di questi device. Il tutto, come detto, per riprodurre un panel che possa in qualche modo riflettere ogni singola minimo cambiamento presente nella società, e questo è il motivo per cui la ricerca viene aggiornata, pensate, ben 7 volte durante l'anno. L'ultimo compito della ricerca di base, un compito un po' più funzionale, un po' più tecnico, grazie proprio a questo imponente impianto di ricerca, è quello di costituire il serbatoio, diciamo, naturale, il bacino naturale da cui attingere per assicurare alle famiglie del panel la naturale rotazione che deve essere assicurata dai nostri protocolli. Ne deriva, come potete immaginare, una fotografia assolutamente originale, per alcuni versi unica della società italiana, fotografia che ci ha consentito
nel tempo di avviare un dialogo con, e una collaborazione divenuta poi costante con le principali istituzioni statistiche del Paese, dall'Istat alla Banca d'Italia, dal Censis con cui oggi presentiamo il quinto rapporto annuale, fino ai principali uffici di ricerca, centri studi dei principali atenei delle università italiane. Il tutto peraltro sotto l'egida e sotto il coordinamento della COGIS, come sapete la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica del Paese, che ha inserito, pensate, Auditel e la sua ricerca di base all'interno del piano di statistica nazionale. Ebbene, mi fa piacere sottolineare come proprio grazie alla ricerca di base, dal rapporto Auditel Censis di quest'anno, emerga ancora una volta la assoluta centralità della televisione all'interno del processo di trasformazione del Paese in chiave digitale. In particolare, poi vi verrà illustrato più nel dettaglio dalla dottoressa Italia, il rapporto di quest'anno registra il balzo degli schermi connessi presenti nelle case e anche nelle tasche degli italiani, che negli ultimi 5 anni sono passati da 70 milioni a oltre 93 milioni di schermi connessi sui 120 milioni di schermi complessivi, che sono, diciamo, l'universo degli schermi presenti oggi nel nostro Paese. Balzo dovuto principalmente proprio al boom della televisione connessa, che aumenta sempre negli ultimi 5 anni del 210%, passando da appena 5 milioni nel 2018 a oltre 18 milioni di apparecchi del 2022. Si registra poi un ulteriore incremento della copertura broadband, sapete un tema molto dibattuto, che ora raggiunge il 90% delle famiglie italiane, di cui oltre il 60% coperte da connessione sia fissa che mobile, e soprattutto riducendo negli ultimi 5 anni di oltre il 50% il numero delle famiglie che non erano connesse. Il tutto, infine, nella prospettiva di un ulteriore impulso nei prossimi 5 anni, grazie da una parte al processo di switch off del nuovo standard digitale terrestre, processo che si completerà nel 2023, soprattutto per effetto dei programmi del PNRR, che prevede, tra le altre cose, al 2026 la realizzazione della cosiddetta Gigabit Society, ovvero la copertura broadband a 1 gigabit per tutte le famiglie italiane. Ma io mi fermerei qui e lascerei la parola alla dottoressa Anna Italia, che invece vi illustrerà più nel dettaglio i temi fondamentali che emergono da questo rapporto, che intanto invito a raggiungermi qua sul palco. Successivamente prenderà la parola il professor De Rita, che voglio salutare e ringraziare ancora, professore, per l'entusiasmo con cui segue e sostiene questo nostro progetto e questo nostro rapporto già da 5 anni. E successivamente interverranno i nostri autorevoli relatori, che saluto e ringrazio, alcuni in presenza, altri collegati, per la loro presenza qui con noi. Noi ci rivediamo successivamente a lei, dottoressa Italia. Grazie, buongiorno a tutti e grazie ad Auditel e al Presidente Imperiali per averci consentito per il 5° anno di seguito di mettere le mani sui dati della ricerca di base Auditel, che, come potete immaginare, per noi del Censis sono un boccone ghiotto. E speriamo anche che il fatto di parlare per il 5° anno di seguito della ricerca di base Auditel abbia un pochino più, diceva il Presidente, la conoscono pochi. Speriamo che, insomma, in effetti questo lavoro che stiamo facendo insieme abbia contribuito a farla conoscere di più, perché veramente, appunto, ci sono dei dati e delle informazioni che soltanto Auditel, con la sua ricerca di base, riesce a fornirci. Allora, non mi va avanti il... classico. Parlo. Allora, eccomi. No. Ok, che cos'è la ricerca di base Auditel? In qualche modo ce l'ha già detto, anzi l'ha detto sicuramente meglio di noi, di me, il Presidente. E quindi vi dico semplicemente che i dati che voi trovate al 2022 sul testo che avete a disposizione sono di giugno 2022. A quell'epoca si riferiscono a un campione, per quanto riguarda il 2022, di 8.683 famiglie e 5.772 individui,
quindi enorme. E diciamo qual è il valore aggiunto della collaborazione fra Auditel e il Censis? Appunto la capacità, la possibilità che ci dà Auditel di entrare in qualche modo dentro le case degli italiani, dentro le famiglie degli italiani, e di trattare, analizzare, interpretare, e questa è un po' la vocazione del Censis, dei dati che non sono soltanto dei dati sulle dotazioni, le connessioni, sul digitale degli italiani, ma che sono un po' dei dati su come sono le famiglie italiane. E ci teniamo sempre nel testo a conservare un capitolo che appunto è un capitolo più, come dire, tra virgolette sociologico, in cui raccontiamo come si stanno trasformando le famiglie e gli italiani sulla base dei dati che noi abbiamo da Auditel. E allora appunto la struttura del rapporto, il rapporto ormai tradizionalmente è diviso in quattro capitoli, c'è un capitolo che è sulle dotazioni e sulle connessioni degli italiani, sui device, un capitolo che invece ragiona sulla televisione, l'ha già detto il Presidente, la televisione, cioè pensavamo che il digitale... Chi pensava che il digitale avrebbe in qualche modo fatto scomparire la televisione dalle nostre case o comunque dalle nostre teste, si sbagliava, perché effettivamente la televisione c'è, la televisione è importante, e attraverso la televisione noi oggi facciamo una serie di attività che non sono soltanto attività di entertainment, ma sono attività anche legate alla vita digitale. La televisione nelle nostre case è diventato un hub, come si dice adesso, che ci consente di fare tante cose, e vedremo appunto anche come appunto lo switch off in qualche modo ha anche favorito un ricambio degli apparecchi nelle nostre case. È questo appunto la vera novità che ci fa parlare di transizione digitale. Non abbiamo più solo tanti schermi, ma abbiamo tanti schermi connessi che utilizziamo. Abbiamo poi una terza parte sulla cosiddetta televisione fuori dal televisore, che cosa fanno e dove vedono e che cosa vedono gli italiani quando si collegano al web, e poi una terza parte su come sono cambiate le famiglie. Questa parte diciamo non è oggetto oggi del mio intervento, però diciamo fotografa molto bene come le famiglie italiane si affacciano al 2023, le quattro crisi che in qualche modo si sono succedute, ultima l'inflazione, l'aumento dei prezzi a fronte di stipendi che sono rimasti sostanzialmente invariati, ma prima anche il Covid, insomma, diciamo, partiamo negli ultimi due anni, abbiamo avuto una serie di crisi che si sono innescate su crisi di più lungo periodo, la crisi demografica, la crisi economica, eccetera, fanno sì che oggi le nostre famiglie si presentino, diciamo, al 2023 più piccole, più povere, più vecchie, con maggiori distanze fra il nord e il sud del paese. E allora, molto velocemente, io vado più che altro sui risultati, poi ho il professor Derrida che mi commenterà. Allora, la prima cosa, gli unici consumi che crescono in Italia dal 2008 a oggi e che sono cresciuti anche durante la pandemia sono i consumi in comunicazione. Se andiamo a vedere, fatto 100, un numero indice 100, quali erano i consumi del 2008, e andiamo a vedere i consumi totali, ultima riga, quelli della spesa totale delle famiglie del 2021, vediamo che la spesa totale delle famiglie si è ridotta, la spesa per consumi in comunicazione, attenzione, non per tutti i consumi in comunicazione, ma per i consumi legati appunto all'acquisto, che consentono in qualche modo agli italiani di entrare, di stare, di accomodarsi all'interno della vita digitale, crescono esponenzialmente i consumi di telefoni e di apparecchiature telefoniche, che oggi valgono 7,9 miliardi di euro, crescono anche tutte le spese in device. E ecco qua è il valore aggiunto della ricerca di base Auditel. Auditel è l'unico che conta, fa un censimento di quelli che sono gli schermi all'interno delle case degli italiani. Li ha contati anche quest'anno attraverso la ricerca di base, come diceva Imperiale, abbiamo circa 120 milioni di schermi connessi rispetto a 5 anni fa, cioè diciamo che oggi possiamo fare, come dire, una variazione di medio periodo degli ultimi 5 anni, noi abbiamo 8 milioni ed oltre di schermi in più nelle famiglie. Ma non è questo il fenomeno vero sono quei 93 milioni e 200 mila schermi connessi, stiamo correndo verso i 100 milioni e quei 20 milioni di cui parlava il Presidente, quei 20 milioni in più di schermi connessi in 5 anni. Questo è l'effetto dell'ingresso, per
carità, è l'effetto di un aumento perché continua, vedete le variazioni percentuali, sono tutte in positivo, quindi aumenta naturalmente la crescita degli smartphone, ma soprattutto è dovuto alla crescita più 210,9% delle smart TV o dei dispositivi connessi, i televisori tradizionali che sono connessi, che ci consentono in qualche modo di andare su internet. Diciamo che il grosso sono le smart TV, e con questo più 210,9%. Quindi primo tema, crescono gli schermi dentro le case degli italiani, ma crescono soprattutto gli schermi connessi. Grande indicatore del fatto che la vita digitale non è un qualcosa così di cui parliamo, la vita digitale è qui e come diciamo sempre anche è qui per restare, cioè tante cose cambieranno, non abbiamo più le mascherine, torneremo magari in forme diverse al lavoro eccetera, ma alcuni cambiamenti che sono anche dei cambiamenti positivi che hanno condotto velocemente il paese verso la modernità sono qui e rimarranno. E quindi anche qui qualcosina l'ha già detta il Presidente, abbiamo che cosa è successo in questi 5 anni. Crescono le famiglie che hanno il collegamento a internet, sono il 90,4%. Vedremo anche dopo che rimangono degli esclusi, ma attenzione, questi esclusi, non che questo debba tranquillizzarci, sono tendenzialmente per la maggior parte famiglie fatte di una sola persona, unipersonali, e per la maggior parte dei casi fatti di persone anziane, anche se lo vedremo anche dopo quando parleremo di TV fuori dal televisore, questa corsa verso la modernità la stanno facendo anche i più longevi, non la stanno facendo soltanto i giovani. Abbiamo il 59,8% delle famiglie che ha connessione sia fissa sia mobile. Che cosa vuol dire avere connessione sia fissa sia mobile? Vuol dire poter fare tutto col digitale, vuol dire non essere legati solo alla connessione dello smartphone con cui magari non riesco a lavorare o ho difficoltà a fare una serie di attività. Ho connessione sia fissa sia mobile, posso fare tutto, posso fare qualsiasi attività. E abbiamo 61,7% delle famiglie ha collegamento a banda larga su rete fissa, questo diciamo dipende meno dalle famiglie, stiamo parlando di interventi di tipo strutturale, stiamo parlando di quegli investimenti che ci aspettiamo nei prossimi 5 anni, abbiamo osservato in questi 5 anni la transizione digitale del paese, nei prossimi 5 la transizione digitale si deve compiere e possibilmente deve lasciare indietro meno gente possibile. Appunto quello che dicevamo, si riduce il digital device, cioè in questi anni ci sono state delle grosse modificazioni, qualcuno rimane ancora fuori, ma tanti sono entrati, sono stati inclusi. Occhio, perché è chiaro che se il digitale è qui per restare e se il digitale ormai rappresenta una parte fondamentale della nostra vita, anzi non una parte fondamentale, è la nostra vita, rimanere fuori dal digitale vuol dire in qualche modo rimanere esclusi, rimanere pesantemente esclusi. E il rischio è che siano sempre gli stessi poi a rimanere esclusi. E allora appunto qui abbiamo quei 2 milioni, le conto, quelle delle famiglie che non sono su internet, sono 2 milioni e 300 mila. Si sono ridotte, quindi vuol dire che in questi anni sono tanto aumentate le famiglie che ce l'hanno invece il collegamento. Abbiamo 7 milioni di famiglie che hanno solo la connessione mobile, quindi tendenzialmente si connettono solo su smartphone. E infatti sono 5 milioni e 200 mila famiglie. E poi abbiamo 9 milioni e 100 mila famiglie che non hanno ancora la banda larga. Perché diciamo che la televisione è ancora al centro della vita degli italiani? Praticamente tutte le famiglie italiane hanno almeno un televisore. 97,3% delle famiglie ha in casa almeno un televisore. Sono 43 milioni. Se andiamo a vedere il confronto con i televisori. Se andiamo a vedere il confronto col 2017 vediamo che sono cresciuti ma poco, abbiamo 200.000 apparecchi in più. Il vero cambiamento è che non sono questi televisori che noi oggi abbiamo nelle case, non sono più televisori tradizionali che ci consentivano soltanto di avere accesso a un palinsesto dato, ma sono dei televisori che ci consentono di personalizzare il nostro palinsesto, cioè chiaramente poter vedere non on demand, programmi, non in diretta, appunto interrompere, vedere i giorni dopo, eccetera, e ci consentono anche di fare tante altre cose, l'abbiamo già detto anche gli anni scorsi, la Smart TV può essere, o anzi è una porta d'accesso ad internet anche per quegli italiani che magari hanno meno esigenze di collegamento rispetto ad altri.
Quindi assolutamente la Smart TV diventa, diventa come dire, uno strumento come dire, per, di alfabetizzazione informatica, di ingresso nel digitale per tanti italiani. E vabbè, qui qualche dato così anche un po' di costume, noi abbiamo 11 milioni, abbiamo una media di 1,8 televisori per famiglia, considerando che la media dei componenti di una famiglia in Italia sono circa 2 per famiglia, vuol dire che ci sono tantissime famiglie che hanno uno o più televisori per componente familiare, nel testo trovate anche contato questo. E le connected TV, ho imparato diciamo anch'io questo nuovo termine, che sono le smart TV collegate o le TV con dispositivo collegato, sono 16 milioni e 700 mila, sono cresciute del 210,9% rispetto al 2017, abbiamo il 47,4% delle famiglie Auditel che possiedono, che hanno una smart TV, una connected TV in casa. E mi avvio velocemente alla conclusione, anche quest'anno appunto abbiamo dedicato un capitolo alla televisione fuori dal televisore, chi guarda, abbiamo 24 milioni e 500 mila italiani che hanno più di 4 anni, quindi il 42,6%, che guardano contenuti televisivi su siti, piattaforme e su internet, a pagamento e non a pagamento. Sono cresciuti del 54,9% rispetto al 2017. Allora, anche qui, occhio, chi pensava che diciamo, vedere la TV su internet vuol dire utilizzare supporti diversi rispetto... Buongiorno. Chi pensava che guardare la TV su internet volesse dire guardare supporti diversi rispetto, utilizzare supporti diversi rispetto alla TV o rispetto alla Smart TV si sbagliava, perché in realtà è vero che chiaramente i contenuti fuori dalla televisione ci consentono di vedere la televisione con altri supporti, ma sono 6 milioni e 600 mila gli italiani che lo fanno, gli altri utilizzano la TV, utilizzano la Smart TV. Chi sono quelli che vanno più fuori dal televisore, che vanno di più a vedere le piattaforme? Non dico, chiaramente è anche abbastanza intuitivo, sono soprattutto i cosiddetti millennials, 18-34 anni, sono soprattutto gli adolescenti. Fra di loro la quota di chi appunto va su internet e appunto utilizza le piattaforme siti supera il 60% del totale. Chi li guarda di meno sono gli over 65 anni. Fra di loro la percentuale di chi appunto utilizza la TV, che guarda la TV fuori dal televisore è 14,1, quindi gli over 65 sono più, come dire, affezionati a un palinsesto di tipo tradizionale. Però quello che vi dicevo prima, attenzione che gli over 65 sono quelli che crescono di più, cioè nel periodo che noi abbiamo avuto modo di analizzare sono cresciuti del 128,6%, quindi c'è una fortissima crescita anche degli individui più degli over. Quali sono i contenuti più visti, i film e le serie televisive? Anche qui, se vedrete il testo, vedrete anche, insomma, diciamo, i film sono i più visti in tutte le fasce di età, tranne i bambini che guardano, per fortuna, soprattutto i programmi per bambini. E quindi faccio brevissimamente una sintesi e poi do la parola al mio presidente. Allora, la digital life, perché abbiamo parlato di transizione digitale? Perché la transizione digitale è un dato di fatto, la maggior parte degli italiani oggi è nella digital life, crescono le dotazioni e soprattutto crescono le connessioni, quindi crescono le persone connesse che partecipano alla digital life. Attenzione però, chi pensava che la TV era destinata a morire, non è così, fra l'altro nel testo trovate anche i dati sul bonus televisore, se hanno funzionato, insomma hanno funzionato questi bonus che sono stati fatti, tanti italiani li hanno utilizzati. La TV, che oggi è soprattutto connected TV, quindi televisione connessa al web, rimane al centro anche nella vita digitale. Gli italiani comunque guardano i contenuti televisivi, guardano i contenuti audio e video, soprattutto dalla televisione, in modi diversi, ma soprattutto utilizzando lo schermo televisivo. Si riduce il digital divide all'interno della popolazione, ma c'è una quota di famiglie che rimane esclusa da internet, rimane esclusa dalla vita digitale, rimane esclusa dalla banda larga. Su queste famiglie è naturalmente necessario che in qualche modo si concentrino gli investimenti e appunto, come diceva Imperiali, il PNRR ha già diciamo, come dire, stanziato oltre 6 miliardi proprio destinati alla
diffusione presso tutta la popolazione della banda larga, quindi un sostegno che deve essere un sostegno infrastrutturale, ma che deve essere anche un sostegno in termini di formazione e di comunicazione. E io mi fermo qua, do io la parola a Derrida. Dottor Derrida? No, penso che possa... Faccio un saluto breve così poi... Ah, allora... Prego, ma... La mia è solo una funzione di saluto e di cortesia, quindi non devo aggiungere nulla, sono dati quelli che offrite voi, sempre di grande interesse. Io poi ho una grandissima considerazione da sempre del Presidente Derrida, del Censis e anche di Audit e di Imperiali, che sono fonti di conoscenza e di sapere. Non sa il Presidente Derrida in quante occasioni mi trovo a lodarne l'opera infaticabile con persone che ne conoscono e ne stimano la saggezza e l'aver promosso anche in tanti campi della modernizzazione delle modalità di approfondimento. Io continuo a seguire la vita di tutto questo comparto, chiamiamolo così, sia quello televisivo classico, sia la sua evoluzione. E ne siamo un po' prigionieri. Ormai quando si va a un convegno, io la prima cosa che chiedo ai miei collaboratori, trovate la password, perché ormai se non siamo connessi anche durante un evento in un luogo, ci sentiamo senza l'acqua, senza la luce, come se fossimo stati in condizioni di isolamento. E quindi, e poi noi siamo anche schiavi e prigionieri. I dati che voi illustrate in questa ricerca, in questa analisi periodica, che ho sempre avuto modo di seguire, sono incoraggianti, perché comunque c'è un progresso complessivo dal paese. E mi confortano in una polemica che io ebbi molti anni fa. Quando riformai il sistema radiotelevisivo, molti dicevano, ma tu favorisci un potentato, insomma, conosciamo le polemiche delle... Guardate, la moltiplicazione dell'offerta sarà tale che quelli che sembrano giganti oggi saranno nani domani. E così è. Anzi, io mi auguro che le imprese italiane, pubbliche, private, dal servizio pubblico al principale operatore privato, ma non ce n'è solo uno, sopravvivano, crescano, si guardino intorno. Il servizio pubblico ovviamente ha dei limiti, i privati si guardano di fatti sul mercato europeo, per evitare di rimanere soltanto attaccati a Netflix, Amazon Prime, altre cose che per carità ci sono, ma insomma, perché anche la narrazione, la produzione delle fiction, dei film, risente poi di chi commissiona, se non ci sono committenti anche italiani o europei, perché oramai fare un discorso solo di dimensione italiana sarebbe insufficiente, potrebbe privarci di narrazioni, di racconti. Chi lo fa poi il film su Caravaggio o su Dante Alighieri, per parlare di due prodotti recenti che sono stati realizzati anche tramite il servizio pubblico, che è anche, diciamo, no, produttore. Quindi io credo che insomma il progresso sia fotografato dai numeri e lo vediamo tutti quanti con i nostri smartphone, con gli iPad e quindi con l'accesso molteplice, con la possibilità di registrare con facilità, e che ci rende ancora più schiavi, perché tu poi non hai visto una cosa, ah no, la devi registrare e poi devi trovare il tempo. Quindi io credo che ci sia un progresso che voi fotografate con questi dati, con tutte le complessità, e qui mi fermo perché era solo un saluto e poi ascolto un po' delle vostre considerazioni, del mercato pubblicitario che si deve andare a dislocare, quindi anche la verifica degli ascolti che voi come Audit state inseguendo nei vari device, come ci avete raccontato in questi anni, perché oramai la cifra della televisione classica non è più sufficiente, non ci dice più tutto, e questo orienta il mercato. Avete una responsabilità grossa con i vostri verdetti quotidiani che poi tutti seguiamo, e quindi diciamo è un mondo che progredisce, quindi il campo si è allargato anche sotto il profilo quindi del pluralismo. Alcune preoccupazioni di 15-20 anni fa erano provinciali e infondate, poi vediamo dove approderemo, perché c'è poi tanto spazio per le fake news, c'è un diverso modo di consumare l'informazione delle nuove generazioni, e la sovrabbondanza è una grande opportunità, a volte comporta anche rischi di infiltrazione della cattiva informazione. Quindi diciamo, ci raccontate il mondo che ciascuno di noi sperimenta su se stesso, e dovete anche essere, come posso dire, dei nocchieri, perché poi ci sono tanti settori di mercato, di investimento, non solo pubblicitari, che da quello che voi raccontate e dalla fotografia che fate ogni giorno orientano l'uso delle risorse. Quindi avete una responsabilità non piccola e dovete navigare in un mare oramai transoceanico, non saprei che termine usare. Grazie per i dati e le riflessioni che ci offrite, e ne ascolterò una parte e le leggerò poi tutte diligentemente. Grazie. Grazie al senatore Gasparri, vicepresidente del Senato. Io introduco il presidente del Censis, professor Giuseppe Derrida, con una piccola suggestione. Guardando le slide della professoressa Anitalia, ce n'è una che si intitola ancora Digital Life, e le chiedo, forse è il caso di non chiamarla più Digital Life, ma Life, perché ormai
è la vita quotidiana, concreta, ordinaria di tutti gli italiani. Quindi questo chiedo al professor De Rita e penso anche che forse le risulti che gli italiani ritengono che la loro vita è migliorata grazie al digitale, no? Ma dunque, la riflessione su questo quinto rapporto è una riflessione come le altre volte, no? È sempre in avanti. Cioè, non è un rapporto che esaurisce quello che c'è sul tappeto, individua quello che c'è sul tappeto, ma apre delle finestrelle di curiosità, di analisi, di approfondimento. E naturalmente è vero che un rapporto deve rincorrere anno per anno quello che succede, ma quando ci sono dei processi così lunghi come quelli italiani, l'anno per anno serve solo per capire i sintomi di novità. Quali sono i sintomi di novità che noi abbiamo? In una società che tutto sommato, anche su questo argomento, resta abbastanza lento. Perché la prima osservazione è che mentre la società ha livelli relativamente bassi di dinamica, noi abbiamo detto addirittura in latenza, è quasi sospesa, basterebbe vedere l'ultima tabella. L'ultima tabella ci dice che il 74% ritiene che gli italiani guadagnerà quanto o più dell'anno scorso e consumerà quanto o più dell'anno scorso. In pratica risparmia un po' meno dell'anno scorso, però quella è una società relativamente stabile, in cui però la polarità è diversa e il digitale aumenta vorticosamente. Gli schermi aumentano, i programmi aumentano, gli enti aumentano, i soggetti aumentano. E questo è un meccanismo che si può dire, lo vedremo anche dopo, e si può dire ma qualcuno lo tiene sotto controllo, qualcuno ha una capacità di capire quanto una società che, diciamo pure, rallenta la sua dimensione di spesa, la sua dimensione di vitalità, vuole mantenersi stabile, quanto può essere modificata da un digitale così rapido nel suo avvenire. E notare che poi la stessa società, che tutto sommato è in latenza, in relativa stabilità, che però quando si dice la banda larga, no, la vogliamo, la vorrebbero anche dopodomani o subito. Perché l'ansia di novità vive, però non c'è tanta novità. Cioè sostanzialmente una dimensione. La seconda notazione è sempre di raffronto fra una linea e un'altra, è sul fatto di quanto vale lo schermo rispetto a quanto vale lo smartphone, quanto vale il telefono. Perché se uno va a vedere il primo grafico del rapporto, quello a pagina 16, scopre che, l'ha già citato la signora Italia, scopre che i consumi, la spesa delle famiglie, è di 93 rispetto a 100 del 2008, di 14 anni fa, cioè leggermente decresciuta. La spesa per le attrezzature televisive è aumentata da 100 a 230, la spesa per i telefonini è aumentata di 598.000%. Un'esplosione del carattere individuale della fruizione del mezzo. E quindi questo è uno dei problemi che va guardato, perché se andiamo verso una totale individualizzazione dei meccanismi di comunicazione, i problemi sono diversi. Non possiamo essere tutti contenti che tutti ci digitalizziamo, ma se poi tutti restano con il proprio telefonino in mano, con una propria realtà individuale, è il meccanismo della scelta individuale che diventa importante, o della delusione individuale che diventa importante.
è della dimensione, diciamo così, della memoria personale che viene in causa. Questa è una seconda osservazione che dobbiamo fare venendo proprio dal testo. Cioè, oggi quello che è evidente è un aumento dei telefonini, ma vedete come ci rendiamo conto che questa smania di individualizzare c'è una compensazione, almeno un freno rispetto a un aumento degli schermi. Lo schermo è comunque, lo devi avere. E l'aumento degli schermi significa che vive di più una dimensione una dimensione casalinga, una dimensione almeno stabile rispetto alla dimensione puramente individuale, senza controllo e senza controlli, del tipo del telefonino. E del resto, andate a vedere, credo, la penultima tabella, l'utilizzo della televisione non si fa fuori casa, mentre invece il telefonino lo facciamo tutto fuori casa. Fuori casa, in pratica, noi la televisione quasi non la guardiamo. Leggete la tabella, è la... La tabella 14, pagina 33, la risposta a chi ha visto programmi televisivi fuori casa, uno pensa tanti perché magari col telefonino si vede anche il film, il 57% di coloro che hanno risposto hanno detto no, mai. Cioè il rapporto con la televisione non passa attraverso il telefonino. Sul telefonino passano altre cose, può passare la polemica social, può passare l'informazione spiccia, può passare la comunicazione di servizio, però non passa la dimensione spettacolare. La dimensione spettacolare, la TV passa essenzialmente attraverso lo schermo. Lo schermo è essenziale. E quindi lo schermo, la famiglia, la casa, perché lo schermo è in casa e in famiglia, fanno da potenziale riequilibrio rispetto a una dimensione troppo individualistica della dimensione dell'uso del mezzo e della comunicazione di massa. Terza cosa che mi sembra giusto sottolineare. È un mio pallino, quindi mi perdonerete se l'accento tanto. Però la dimensione che abbiamo rilevato qui, cioè lo schermo e con la casa che c'è dietro, la famiglia che c'è dietro, è non dico una salvezza, ma certamente un dato di compensazione rispetto all'individualismo puro. Ma è, pensateci bene, anche un fatto di compensazione rispetto all'opinionismo. Perché è vero che oggi la comunicazione di massa sta diventando sempre più di opinione, sempre meno di fatti e sempre più di opinione, sempre meno di decisioni. Noi abbiamo sottoposto a opinione anche vaccinarsi sì o vaccinarsi no, entrare in guerra o no, tutto diventa opinione. L'opinione diventa il punto cruciale di una società troppo individuale, troppo facile da emozionarsi, e quindi si costruisce, l'abbiamo detto l'altro giorno proprio in questa sede, ci sono dei format televisivi che sono costruiti sull'opinione. Questo argomento io chiamo uno che dice A, uno che dice B, li metto lì, litigano fino all'insulto, e io ho fatto spettacolo. Non hai fatto formazione, non hai fatto comunicazione, hai fatto solo spettacolo. Pensate quanti talk show sono costruiti in questa maniera. Sono costruiti su una differenza radicale dell'opinione. Vaccino o non vaccino. Metti due personaggi a litigare come mascalzoni, soltanto loro sanno fare, e alla fine tu dici,
Però ho fatto informazione, non ho fatto nulla. Perché non si fa informazione senza dialettica. Se mostri soltanto due opinioni inconciliabili fra di loro, non fai dialettica, non fai informazione, non fai formazione. Questo, nella nostra indagine, questa indagine qui, risulta che tutto sommato sull'opinione siamo coperti. Siamo coperti in parte, perché in fondo buona parte poi della trasmissione televisiva passa attraverso la famiglia, attraverso la casa, attraverso la quotidianità, non passa attraverso l'esasperazione. Per esempio i social passano attraverso l'esasperazione dell'opinione. I social sono sostanzialmente esasperazione dell'opinione. Mentre invece questa indagine qui dimostra che la dimensione dell'opinione può andare sul telefonino, sui social, più che sullo schermo e sulla casa, e dove sta uno schermo sostanzialmente, e un controllo. Ecco, vedete come un tipo di dato, Imperiali l'ha detto bene all'inizio, che è quasi di servizio, però riletto in maniera adeguata, dà il senso che c'è una possibilità reale di studiare la società anche attraverso dati che sembrano lontani dalla società. Questa è una società, ripeto e finisco, che è relativamente propensa a stare dove sta in termini di guadagni e di consumi, che in qualche modo vuole un aumento dell'innovazione digitale perché permette di più, non perché gratifica di più. Questa gratificazione, questo aumento della digitalizzazione va verso la dimensione individuale del telefonino, ma viene compensata ad UFO da una certa tendenza invece a privilegiare lo schermo e qualcosa di più che la dimensione del telefonino, eccetera. Questo fa sì che chi, perché sullo schermo oggi venga in un modo almeno non esaltata la dimensione d'opinione, pensate la tabella in cui si vede che i generi che si vedono in televisione sono film, mentre invece si vede poco il dibattito, il che significa che anche lì il sospetto che l'opinione sia troppo dilagante c'è all'interno di questi dati. Ecco, questa è la riflessione non di sintesi ma parallela a quella che ha fatto Signora Italia, che mi sembra che possa continuare a farci ritenere che questi dati sono ancora tutti da esplorare anche per il futuro. Grazie. Grazie Presidente. Prendo da giornalista come una salutare lezione la sua riflessione sulle opinioni, perché non si può buttare tutto in dibattito, è proprio così. E a proposito di giornalismo, di informazione, io introduco il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e editoria, Alberto Baracchini, che mi dicono essere già pronto per il collegamento via Zoom. E ne approfitto Buongiorno. Per salutare anche il Presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, che interverrà dopo Baracchini, è collegato anche lui, mentre avverto subito che il Presidente della Commissione Cultura e Spettacolo Roberto Marti e il Presidente di Agicom Giacomo La Sorella hanno avuto impegni dell'ultimo momento e non potranno intervenire. Allora, Sottosegretario Baracchini, lei ci parlerà dell'importanza della crescita tecnologica nell'ambito del sistema informativo, no? Quanto la tecnologia aiuterà l'informazione. Grazie, io ringrazio il professor De Rita, il presidente Imperiali, il direttore Brambilla. Mi pare che il tema del mio intervento sia stato già ampiamente sviscerato da alcuni dei contributi importanti che mi hanno preceduto, e l'importanza, diciamo, di questa transizione digitale e a sostegno dell'informazione, soprattutto dell'informazione credibile, è perfettamente focalizzato da chi mi ha preceduto. Il rapporto presentato oggi conferma l'iperconnessione degli italiani e il proliferare degli schermi e la crescita dei dispositivi connessi.
In realtà, diciamo, sappiamo che la vita digitale in qualche modo ha facilitato o in alcuni casi migliorato la vita degli italiani. E quindi su questo fronte il Dipartimento per l'Editoria e l'Informazione dovrà assolutamente applicarsi, ma allo stesso tempo dovrà applicarsi probabilmente per riconsolidare, tornare a consolidare l'autorevolezza e la credibilità del prodotto informativo, perché se il finanziamento pubblico, come credo, ritengo, è doveroso a tutela della libertà e del pluralismo, altrettanto doveroso è la responsabilità reciproca anche dei direttori e dei professionisti dell'informazione di restituire un servizio effettivo, informativo ai cittadini. Perché sappiamo quanto sia il finanziamento pubblico necessario alla sopravvivenza di molti attori del settore, ma allo stesso tempo dobbiamo in qualche modo impegnarci per il rispetto stringente delle norme deontologiche che sono argini saldi, argini fondamentali in questo momento di forte cambiamento. Il professor De Rita ha citato alcuni dei temi che mi sono stati cari nel precedente impegno da Presidente della Commissione di Vigilanza, una sorta di tentativo di arginare il cosiddetto infotainment che ha contraddistinto anche alcune iniziative pubbliche, purtroppo alcune con alterni successi, ma che rappresentavano dal mio punto di vista doverose iniziative. Oggi il Dipartimento si occupa anche della programmazione RAI per l'estero e dei programmi dedicati alle minoranze linguistiche, ma tornando per un attimo anche al confronto fra il media televisivo e la carta stampata, l'editoria e l'informazione, mi preme fare una considerazione, quella che in un mercato protetto, tutelato, comunque garantito anche nazionale, la concorrenza non va demonizzata, perché per esempio è accaduto nel mercato televisivo italiano che la spinta degli OTT, dei grandi player internazionali, ha in qualche modo avviato processi anche virtuosi, sia nel servizio pubblico sia nel privato. Bisogna pensare per esempio alla trasformazione di Rai in media company, ma anche in risultati come quelli per esempio appena conclusi degli streaming del Mondiale di Calcio, che hanno raggiunto livelli davvero straordinari, anche con una qualità notevole del servizio. Non si può dire, diciamo, altrettanto forse del settore dell'informazione tradizionale o dei quotidiani, perché diciamo c'è stata più fatica nel seguire un processo che a livello internazionale è certamente più complesso, ma che il mercato italiano ha un po' sofferto. I cali della vendita dei quotidiani cartacei sono molto noti, però dobbiamo ricordarci come la vendita dei quotidiani cartacei dal 2018 ad oggi è calata del 36,1%, un dato effettivamente drammatico. E allo stesso tempo le copie digitali sono cresciute del 12%, quindi non è che si è recuperato quello che si stava perdendo, ma ci sono ulteriori riflessioni che probabilmente devono in qualche modo sollecitarci a un'azione. Le prime 5 testate del segmento digitale, ci sono 5 testate, diciamo, a livello nazionale che nel settore digitale rappresentano il 60% delle copie vendute, ma le stesse 5 testate rappresentano sul complesso delle copie vendute soltanto il 34,4%. Questo, per esempio, è una fotografia piuttosto pesante del fatto che la stampa locale, per esempio, non ha potuto in alcuni casi o non ha saputo in altri rispondere allo stesso modo dei grandi gruppi che probabilmente anche per risorse finanziarie, per capacità di innovazione, per disponibilità di professionisti atti a questo processo hanno potuto reagire in maniera diversa. E allora, tornando anche alle misure che in qualche modo dovremo mettere in campo, sappiamo che il Fondo Straordinario per il Pluralismo, che è stato attivato dal governo Draghi pochi mesi prima del cambio di governo, ha toccato anche finanziamenti che sono andati alle emittenze televisive nazionali e locali,
e per il prossimo anno, diciamo, ci sono risorse che andranno ripartite, e su questo io penso che, per esempio, bisogna innescare anche un meccanismo virtuoso, avere una piccola visione di sistema, ad esempio pensando di sostenere anche quell'informazione, anche online, anche le testate online, che facciano un buon lavoro informativo. Perché dal mio punto di vista c'è un cambio di mentalità necessario, che probabilmente anche le autorità di governo devono spingere, cioè quello di passare o sorpassare il concetto del cosiddetto tutto gratis, che sappiamo quanto sia fittizio e illusorio, ma quanto danno ha fatto, per esempio, in una generazione giovane o di mezzo. L'informazione si paga, l'informazione di qualità si paga, come hanno anche ribadito tante volte le ricerche di Agicom e del Garante della Privacy, e perché si deve sostenere pubblicamente l'informazione, perché c'è bisogno di risorse, perché questa informazione sia libera, efficace e davvero seria. Allora remunerare l'informazione in qualche modo deve, secondo me, essere corrisposta da un lavoro dei professionisti con competenza, con qualificazione professionale. Vediamo quanto comunque anche in certi periodi recenti della nostra storia si è cercata un'informazione di qualità. È stato evidente durante la fase pandemica del Covid, è stato altrettanto evidente nei giorni iniziali e anche oggi del conflitto russo-ucraino. Ci sono stati successi editoriali anche particolari, pensiamo alle riviste di geopolitica. Ci sono luci in fondo al tunnel, dobbiamo probabilmente saperle cogliere, e dobbiamo forse anche pensare o spingere riflessioni di medio-lungo periodo, perché anche qui, se sapremo dare risorse certe per un periodo adeguato agli editori, a chi coraggiosamente fa ancora il mestiere di editore, probabilmente si potranno fare ragionamenti di medio-lungo periodo. E tra questi sicuramente quello di tornare a rilanciare la diffusione delle nostre testate nelle scuole. C'era un fondo molto importante che era stato istituito dal Dipartimento per l'Editoria, che purtroppo durante gli anni del Covid si è addirittura assottigliato, perché non è stato utilizzato in maniera piena. Evidentemente c'era una difficoltà degli istituti scolastici, ma vorremmo rilanciare queste iniziative, magari facendolo con la distribuzione di copie digitali, perché sappiamo quanta difficoltà oggi c'è per le giovani generazioni di concepire l'informazione su carta. In ultima analisi, come ho detto, e mi ricollego ancora una volta alle parole del professor De Rita, l'impegno per il livello e la qualità del prodotto informativo deve essere concentrico. Dobbiamo lavorare tutti a questa visione, perché sappiamo, il direttore Brambilla lo sa bene, quanto anche il mestiere di giornalista ha bisogno di ritornare al centro della mediazione culturale anche del nostro paese, dell'informazione, perché il recupero della credibilità, dell'affidabilità, della reputazione del settore editoriale è un altro dei temi che in questi anni abbiamo in qualche modo vissuto con una certa criticità, perché nella grande era della cosiddetta disintermediazione anche il ruolo degli informatori, dei giornalisti, dei comunicatori è stato al centro di troppe critiche, a volte motivate, a volte affatto motivate. In conclusione, il Dipartimento è impegnato su un altro tema, perché lo scenario internazionale ovviamente di evoluzione comporta anche un fattore normativo, e noi ci stiamo occupando, tra i molti dossier, della legge europea sulla libertà dei media, il cosiddetto European Media Freedom Act. È una proposta di regolamento che, come molti sanno, tenta un'armonizzazione delle discipline nazionali. Ovviamente noi condividiamo lo spirito e le linee direttrici dell'atto, ma sappiamo che dobbiamo dare anche un contributo per approfondire alcune parti del testo che hanno sollevato qualche preoccupazione, soprattutto da parte dell'editoria e la carta stampata. E quindi anche su questo io credo che il nostro compito è quello dell'ascolto. Lo stesso European Media Freedom Act comporta una serie di rilevazioni in materia di affidabilità dell'audience,
di affidabilità del dato di ascolto. E chiaramente questo, come diceva anche prima il Presidente Gaspari, è un tema anche di risorse pubblicitarie e quindi di vita stessa dei sistemi editoriali. Io credo che se la strada sarà comune, la strada sarà quella di concertare delle azioni in questo senso, probabilmente sarà l'unico modo per mettere in campo le migliori risorse possibili per dare al nostro settore, al settore dell'editoria, dell'informazione, gli strumenti per tornare a essere un punto di riferimento non soltanto costituzionale, ma della vita dei cittadini, sia digitale, sia, come diceva il senatore Brambilla, reale. Grazie. Grazie, sottosegretario Baracchini. Grazie anche per aver ricordato l'importanza del ruolo del mediatore, no? Del giornalista che con tutti i difetti dovrebbe almeno andare a vedere le cose, verificarle, dovrebbe avere una professionalità e sicuramente ha una responsabilità civile penale di quello che comunica, a differenza di chi invece può parlare in libertà sui social disinformando senza pagarne le conseguenze. Quindi speriamo che il nostro mestiere sappia cambiare al passo coi tempi, ma sappia mantenere la sua funzione di un po' almeno garante di quello che viene diffuso. Il presidente dell'Istat Blangiardo, questo rapporto Audit El Censis è un assist per un gol a porta vuota anche per l'Istat, no? Quali riflessioni le suggerisce su come sono cambiati gli italiani? Certo, innanzitutto grazie per l'invito, grazie al presidente Imperiali. Mi scuso perché no, mi capitava negli anni precedenti di essere presente di persona, oggi non ce l'ho fatta. Comunque ci tenevo a fare una breve considerazione. Sì, effettivamente questo rapporto mette in evidenza un mondo che cambia dal punto di vista delle comunicazioni, dal punto di vista dell'accesso alle nuovi device, come si usa dire, e a tutto ciò che questo in qualche modo comporta in termini di digitalizzazione e di tecnologia. In un mondo in cui le persone cambiano e quindi ancora una volta il dato statistico che noi in qualche modo come Istat tendiamo a certificare, l'altro giorno siamo usciti con i dati del censimento 2021, quindi la fotografia della popolazione ci consegna un'immagine che costantemente cambia e naturalmente anche in questo rapporto, il capitolo che è stato indicato come il capitolo sociologico, prende in considerazione le famiglie, il cambiamento delle famiglie e naturalmente dietro alle famiglie il cambiamento delle persone. Cosa ci accade? Cosa ci accadrà? Allora, il rapporto dimensiona la numerosità familiare, c'è poi un discorso anche, come dire, di definizione. Noi come Istat siamo propensi a considerare come unità elementare di riferimento, come famiglia, la famiglia anagrafica, mentre nel rapporto, nelle indagini che vengono fatte, anche per motivi assolutamente giustificabili, si ragiona più in termini di famiglia di fatto. Comunque, al di là di quelli che sono, come dire, questi aspetti abbastanza marginali, diciamo che il fenomeno va colto in questi termini, e cioè da un lato abbiamo, come dire, almeno in termini anagrafici, il numero di famiglie che cresce, però la dimensione familiare va progressivamente riducendosi, oggi siamo a 2,3 componenti per famiglia, e naturalmente in prospettiva le famiglie saranno sempre meno meno numerose in termini con un numero di componenti sempre più ridotto. Istat ha fatto una previsione delle famiglie, quindi quello che tutti possono consultare liberamente è uno scenario che, al di là della previsione della popolazione, è anche uno scenario di evoluzione delle famiglie. Sulle famiglie arriviamo al 2041, quindi andiamo avanti di una ventina d'anni, e si vedono alcuni cambiamenti importanti. Per esempio, le famiglie con almeno un nucleo, quindi persone in coppia con figli o genitori con figli, che oggi sono 16 milioni e 3, vanno a scendere a 15 milioni e 4. Quindi diminuiscono in termini di consistenza numerica e di peso relativo nel complesso delle famiglie. Diminuisce anche la loro dimensione media in termini di numero di membri, da 3 si scende a 2,8. Quindi meno famiglie nucleari, diciamo più, se vogliamo, famiglie di natura classica, e dall'altro lato più famiglie di persone sole che sono spesso persone anziane. Quindi qui c'è ancora una volta sullo sfondo quello che è il grande fenomeno dell'invecchiamento della popolazione
e della popolazione che invecchia e spesso invecchia rimanendo sola. Vale soprattutto per la componente femminile, una componente femminile che tende, no, abitualmente a sposare mariti un pochino più anziani, e naturalmente poi la sopravvivenza femminile è superiore a quella maschile, quindi di fatto si rischia di rimanere poi soli. Ecco, allora questo è un elemento importante nel cambiamento, è qualcosa che sappiamo che si accentuerà, e anche dal punto di vista degli strumenti tecnologici non è qualcosa di irrilevante. Cioè, per dare un'idea, oggi abbiamo 800.000, poco più di 800.000 persone con almeno 90 anni, e se andiamo avanti anche solo di 30 anni, abbiamo che queste persone sono il doppio, saranno il doppio, 1.700.000. Ora, è evidente che il feeling con gli strumenti tecnologici in una popolazione che è sempre più anziana è ovviamente in qualche modo un problema che va tenuto in considerazione. Quindi ben vengano le app, ben venga tutto ciò che in qualche modo fa novità e fa progresso, però è bene che avvenga anche con la piena consapevolezza che poi l'utenza sarà un'utenza che avrà maggiori, diciamo, qualche difficoltà, potrà avere qualche difficoltà nel momento in cui non si fosse veramente in grado di presentare gli strumenti in maniera molto amichevole. Ecco, questo è un primo elemento importante da considerare. E poi un altro tema che il rapporto considera, sul quale spendo due parole finali, e cioè il discorso dell'impoverimento, no? C'è un capitolo, un paragrafo che inizia dicendo famiglie sempre più povere. Ebbene sì, noi abbiamo visto, i dati ISTAT lo certificano, come la misura di quella che noi chiamiamo la povertà assoluta, cioè sostanzialmente coloro che vivono in condizioni tali da non avere quei minimi mezzi essenziali per una vita dignitosa, ebbene la povertà assoluta è andata negli ultimi tempi, diciamo da un po' di anni a questa parte per la verità, accrescendosi. Si è accresciuto naturalmente per effetto della pandemia, però anche nel 21, dove la pandemia ha agito un po' meno, le cose sono rimaste sostanzialmente ad un livello alto. Per capirci, stiamo parlando del 7,5% delle famiglie che sono sotto soglia di povertà assoluta, stiamo parlando del 9,4% della popolazione che vive in queste famiglie. Se andiamo nel mezzogiorno, scopriamo che il 7,5% nazionale diventa un 10%, e la percentuale di popolazione sotto il 9,4% diventa un 12,1%. Quindi è chiaro che c'è un discorso di incidenza pesante della povertà e c'è un discorso di disuguaglianza, di differenza anche di natura territoriale. Quello che si è notato da questo punto di vista è che progressivamente c'è stato anche un cambiamento di quello che è il quadro della povertà, nel senso che non sono più gli anziani soli o gli anziani poveri, ma spesso sono proprio i giovani, sono le famiglie numerose, sono le famiglie con figli. Questo naturalmente apre un tema che è estremamente importante, che è quello del discorso della fecondità, quantomeno del costo dei figli e dei problemi di impoverimento che qualche volta questo può determinare. Ecco, sono tutti elementi che vengono consegnati dalla statistica, che il rapporto Audit & Censis mette anche in evidenza in buona parte, e quindi sono messaggi che vengono passati alla nostra. Concludo con una considerazione ancora finale sui consumi, e cioè anche qui la demografia, quando dice la popolazione cambia, le famiglie cambiano, però tende anche a mettere in evidenza le conseguenze di questo cambiamento. Ebbene, sul fronte semplicemente dei consumi, della domanda interna, noi abbiamo visto, e non ci vuole molto a calcolarla, che mettendo insieme i dati di popolazione e i dati di famiglia in termini previsivi, nei prossimi 20 anni, adottando quelli che sono i parametri OCSE rispetto al consumo all'interno della famiglia in relazione alla tipologia dei membri che ne fanno parte, vediamo come la domanda, quindi il totale dell'unità di consumo in Italia, vada a diminuire del circa il 2%, più del 2%. Quindi vuol dire che avremo una domanda decisamente più debole per effetto demografico. E se andiamo a vedere poi gli aspetti territoriali, scopriamo che questo 2,2% a livello nazionale raggiunge in alcune regioni italiane, soprattutto nel mezzogiorno, penso alla Basilicata, alla Campania, alla stessa Sicilia, valori che si avvicinano alla variazione di due cifre, cioè quasi un 10% di domande in meno per effetto del cambiamento demografico. Ecco, queste sono le considerazioni che la statistica ufficiale, la demografia in particolare, consegnano a chi in qualche modo ha in mano, come dire, il quadro, o vuole avere il quadro della società e del cambiamento.
Da qui naturalmente su questo si innesta tutta la tecnologia, i cambiamenti, gli strumenti e ciò che nel rapporto di oggi viene assolutamente in maniera molto brillante messo anche in evidenza. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e concludo qui queste mie brevi osservazioni. Allora, grazie Presidente Blangiardo. So che il sottosegretario Baracchini ci ha lasciato per impegni ovviamente delle sue funzioni. Io prima di dare la parola al Presidente Imperiali per le conclusioni vorrei fare due domande, possibilmente così, con risposte anche sintetiche, perché poi così stiamo nei tempi. Una al professor De Rita e una ancora al Presidente Blangiardo, se può stare con noi ancora un po'. Allora, Presidente De Rita, mi ha colpito una cosa, che è l'imprevedibilità della storia, no? Se noi avessimo letto nel 2019 un libro in cui si ipotizzava una pandemia per cui le scuole si chiudevano, la gente stava chiusa in casa, non si poteva uscire se non con un permesso, un modulo compilato, insomma avremmo pensato a qualche cosa di fantascienza. Invece ci è successo ed è stata una sciagura, non c'è dubbio. Però la considerazione che mi viene è questa: nella storia quante volte da un evento oggettivamente e indiscutibilmente negativo come è stata la pandemia poi si innesca anche una reazione che ci può aiutare a risollevarci? Ora, la transizione digitale era inevitabile, però probabilmente la pandemia l'ha accelerata. È stato un momento di accelerazione. Forse tanti anziani non sarebbero stati indotti a usare il digitale se non fossero stati costretti a fare la spesa online, a vedere le serie TV, a stare più in casa, quindi a connettersi di più. Ecco, possiamo dire che nella sciagura alcuni stimoli positivi ci sono arrivati e uno di questi viene da un'accelerazione nella transizione digitale? È sicuro questo, nel senso che tutto quello che è digitale ha aiutato moltissimo all'interno della pandemia, dagli acquisti online allo smart working per certi versi. Cioè, abbiamo avuto un processo di rapidizzazione, di velocizzazione dell'acquisizione del digitale. Però questo non è soltanto stato col digitale, bambina. Tutte le nostre acquisizioni sono state reazione a una crisi. Pensiamo, lo sviluppo della piccola impresa in Italia è stata la reazione, attraverso un po' di economia sommersa, alla grande crisi degli anni 70. Buona parte della difesa delle nostre imprese oggi deriva dalla difesa della grande crisi del 2014, cioè le crisi in Italia sono fondamentali. Non mi prendete per matto, però la crisi in Italia è un fatto decisivo, perché come dicevo all'inizio, una società che vive costantemente in latenza, come se fosse un ragazzo fra gli 8 e gli 11 anni, ha bisogno di uno shock. Dico, lo shock non può avere, non può esserci all'inizio, perché in avanti, perché uno shock in avanti sarebbe una rivoluzione, un traguardo meraviglioso, una ricostruzione da fare. Noi usciamo dalla latenza prima per difenderci da una crisi e poi per farvi fronte. E quindi noi abbiamo proprio questo meccanismo, che del resto lo vediamo adesso. La crisi in generale viene vissuta meglio dagli italiani. I dati sono migliori di altri paesi, perché negli altri paesi non c'è questa specie di capacità di vivere la crisi in modo propositivo. Non sappiamo prevederla, non sappiamo regolarla, però la sappiamo vivere in maniera dinamica, diciamo così, uscendo da una certa acquiescenza all'esistente. Noi usciamo dall'esistente e dal presente solo attraverso un meccanismo di crisi.
Grazie, esattamente questo che volevo dire, cioè che le crisi possono essere l'opportunità poi per crescere e questo dovrebbe, spero, indurci a essere un po' meno pessimisti sul futuro, perché da qualche decennio noi italiani siamo un po' sfiduciati. E qua mi collego per fare una domanda a Blangiardo, no? Questo pessimismo è una, non dico l'unica, ma una delle cose che ci ha portati a fare meno figli. Io ho letto una sua recente intervista in cui dice chi ha fatto salvo il sacro diritto di ciascuno di fare o non fare figli, ma fare figli o non fare figli non è un affare che riguarda solo chi fa o non li fa, se non sbaglio lei così ha detto, no? Chi non fa figli non li fa per tutta la società e viceversa chi li fa aiuta tutta la società. Vuole spiegarci se è così, se ho interpretato bene la sua intervista? Non credo ci sia bisogno di grandi spiegazioni, nel senso che insomma noi abbiamo sempre avuto una logica della serie di volete, sono fatti vostri, mantenete. Senza tenere conto che i figli di chi fa figli pagheranno poi le pensioni anche a quelli che i figli non li fanno. Cioè, insomma, in poche parole, se una famiglia si sacrifica per investire nel crescere i propri figli, quindi in qualche modo condiziona anche i propri consumi, le proprie scelte in relazione a questa spesa che deve in qualche modo sostenere, spesa di investimento, poi di fatto questo investimento è un investimento che ha un ritorno di carattere più generale. Quindi alla fine, quando vado dicendo non sono solo fatti vostri, ma sono anche fatti nostri, e credo che sia una cosa abbastanza ovvia. Cioè, è evidente che i giovani o comunque gli adulti, i lavoratori di domani, sono le persone che chi ha messo al mondo dei figli oggi in qualche modo si è curato, allevato e magari sacrificandosi per far sì che potessero crescere bene e formati. Allora, questa è una considerazione comune, direi che tranquillamente condivisibile, penso, con buon senso, e rispetto alla quale quindi quando si chiede alla società di dare una mano a chi fa i figli, magari anche di dare delle gratificazioni a chi fa questo sacrificio, io penso che si chieda qualcosa che è estremamente legittimo. Peraltro, poi adesso non entro in cose che sappiamo tutti, diventa abbastanza fondamentale, viste le dinamiche che stiamo osservando con i dati statistici, che ci sia in qualche modo una ripresa da questo punto di vista, se no effettivamente avremo, immagino, dei guai seri. Grazie Presidente. È una domanda che ho fatto anche per la mia, perché ho fatto 5 figli, quindi mi sono fatto bello di questo. È dalla parte giusta. Anche professor De Rita, anche professor De Rita, non scherzo, giusto? Allora, Presidente Imperiali, lascio lei la conclusione, ci sono tanti spunti, forse c'è qualcosa da dire anche sull'importanza del PNRR, a lei. Sì, grazie. Ma molto brevemente mi sono segnato 3 cose che secondo me mi sono rimaste particolarmente in testa. La prima è che, sebbene lateralmente, diciamo così, soltanto per un particolare che riguardava il suo aspetto di crisi, non si è parlato di Covid, non si è parlato di pandemia, e questo secondo me non accadeva da tempo, perché ormai tutti i nostri convegni, tutte le nostre analisi, tutte le nostre riflessioni per molto tempo in qualche modo sono state incentrate sul tema del Covid e della pandemia, e quindi speriamo che onestamente non doverne parlare più, e questa diciamo che è la prima buona notizia con cui possiamo entrare nel 2023. Il secondo, mi fa piacere condividere comunque con una serie di accenti, devo dire intriganti, soprattutto quelli degli ultimi interventi del professor De Rita e del professor Blangiardo, un certo ottimismo di fondo, anche se è un ottimismo dove in qualche modo abbiamo capito che nella normalità facciamo più fatica, ma nei momenti di crisi siamo più forti, e siccome dal 2008 in poi ne abbiamo già vissute 4 e siamo, diciamo, degli specialisti anche noi della creazione delle crisi, questo ci deve indurre in qualche modo a un ottimismo anche per il futuro. Ma comunque, diciamo, è l'ottimismo di osservare comunque, nonostante una situazione di latenza, come l'ha definita, e mi piace molto la definizione del professor De Rita, una dinamica che sulla crescita, almeno in chiave digitale, del paese e della società sta prevedendo comunque un piano
diciamo così, molto importante di evoluzione delle dotazioni e delle capacità della nostra società di adattarsi a questi cambiamenti. La vera sfida, e questa è l'ultima delle mie considerazioni, resta proprio quella a cui faceva riferimento il direttore Brambilla, quella del PNRR. Diciamo che se la viviamo anche questa come uno shock, probabilmente la riusciamo a interpretare a tutti gli effetti come un'opportunità da non perdere, ed è la vera sfida che darà la vera spinta al cambiamento e alla trasformazione in chiave digitale e tecnologica della nostra società, includendo anche tutte le famiglie, abbiamo visto che sono ancora tante che sono escluse da questo processo, che non è più un aspetto collaterale della nostra esistenza, quello appunto della connessione digitale a cui facciamo riferimento e che magari viene destinato soltanto ad aspetti come l'intrattenimento o la socialità, ma è diventata una parte essenziale della nostra esistenza, della nostra società, delle nostre interazioni, dei nostri affetti, della nostra economia, del commercio, di tutta una serie di attività che sono vitali per la nostra società. E quindi la vera sfida sarà veramente nei prossimi 5 anni. Oggi quello che abbiamo voluto fare noi è stata una fotografia, perché soltanto guardando con una prospettiva un po' più ampia si riescono a cogliere, diciamo così, dei fenomeni, e questi fenomeni oggettivamente nei 5 anni sono fenomeni che hanno prodotto già una discreta, importante trasformazione della nostra società, grazie anche alle crisi che abbiamo affrontato in questi ultimi anni. Ma la vera spinta sarà quella di riuscire a capitalizzare su tutto il potenziale di questo, dei programmi del PNRR, soprattutto quei 6,7 miliardi destinati alla transizione digitale, che se correttamente implementati veramente produrranno un cambiamento profondo e diciamo in chiave tecnologica e digitale, una società che si avvicina alla modernità, anzi che entra a tutti gli effetti nella modernità. Il primo di questi pezzi probabilmente ce l'abbiamo già di fronte, che è quello del completamento del processo di switch off, che in qualche modo abbiamo toccato anche oggi, e che è uno dei fattori che sta determinando la sostituzione del televisore tradizionale col televisore connesso, che avete visto nei 5 anni è il device in assoluto che ha avuto il balzo più inaspettato dal punto di vista proprio della crescita dei numeri di apparecchi sul parco televisivo italiano, e quindi ci aspettiamo che già con quello, agli inizi del 2023, completandosi quel processo di sostituzione, si avrà un ulteriore balzo in avanti, e forse quella diventa anche la porta di accesso al digitale per tante famiglie che oggi ancora non sono pienamente integrate dentro questo mondo. Ma fondamentalmente il vero esito di questo processo di trasformazione si avrà con una corretta e puntuale implementazione dei programmi del PNRR, che come sapete entro il 2026, tra le altre cose, prevedono, l'abbiamo citata prima, anche la famosa gigabit society, cioè la capacità di coprire con una rete ultra broadband a un megabit tutte le famiglie, tutte le 20 milioni di famiglie italiane. Quindi io mi limiterei soltanto a queste 3 considerazioni, voglio ancora ringraziare tutti i nostri autorevoli relatori per la partecipazione, per il contributo al dibattito di oggi, e auguro a tutti, faccio a tutti gli auguri per le prossime festività. Grazie.